iscrivetevi al canale YouTube, iscrivetevi su Facebook, Instagram, Telegram e soprattutto sulla mailing list, dove sarete sempre aggiornati sui nostri eventi nel momento in cui finirà questa emergenza da Covid-19. Eccoci per un'altra puntata di Due Chiacchiere Con, sempre con me l'ottimo Lorenzo Giovannetti. Salve a tutti, Arnaldo Maggiore Vergano e con noi Giampiero Francesca. Salve a tutti, eccoci. Allora, Giampiero, noi di solito facciamo un po' di cose serie, un po' di cose così e quindi spannometrico, non è che vogliamo essere precisi, ma la tua età? 38. 38, sono in questa fase limbo, non sono né giovane né grande, quindi la cosa che è bella fase. La cosa che sto pensando questi giorni, Arnaldo, che un sacco di volte che intervistiamo insomma personaggi, ci accorgiamo di non essere più giovani. Davide Romano l'altro giorno 35, quanti anni c'ha? Sì, sì, lui 38, sì. Va bene, ok. Bene, bene, un nuovo impulso in questo mercato. Adesso non sono più giovane, manco io, quindi... Giampiero, senti, invece parlando un po' del mondo alcolico, cosa bevi nella maggior parte dei casi? Whisky, rum, altro, che grappa, non so, quello che... Allora, il mio distillato preferito è il whisky. Io prima di avvicinarmi al mondo del cocktail bar ero già un grande appassionato di whisky, sono stato a visitare molte distillerie scozze, sono stato ad Islay, sono stato a Jura, prima di avvicinarmi professionalmente al mondo del bar. E adesso, ultimamente, bevendo tantissimi cocktail, ho un po' meno di possibilità, anche per salvaguardare il mio fegato, di bere in purezza il whisky, però devo dire che me ne dispiaccio, perché ogni qualvolta mi trovo, magari in occasione di festival o di evento, bere liscio di nuovo un buon whisky, e lo trovo sempre un gran bel vizio e un gran bel piacere. Okay. Senti, invece parlando di cocktail, io un po' la risposta già la so. Qual è il tuo cocktail preferito, ma soprattutto hai il coraggio di dirci il numero, la numerosità di quanti di questo cocktail sei riuscito a bere, non so, nel 2019? Allora, diciamo che il cocktail preferito di cui parli tu è il Martini. Io ho due cocktail che bevo prevalentemente, che sono Martini Cocktail, molto dry, e Old Fashion. Di entrambi ho la mia versione... quindi con le mie dosi, il mio con un martiniano servizio, vero, insomma. Assolutamente. E tu fai riferimento al fatto che insieme a Massimo Magri, che è la mia spalla, il mio braccio destro in molte delle cose che faccio, e a un paio di altre persone, da qualche anno contiamo il numero di Martini Cocktail che noi beviamo ogni anno. Questo nasce in realtà dal fatto che da 4 anni, per la presentazione della nostra guida annuale Cocktail Bar, noi diamo un premio alla migliore esperienza di Martini che abbiamo avuto. E quindi... quando abbiamo creato questo premio con Massimo, siamo detti, per dare un valore a questo premio, iniziamo a contare quanti martini beviamo. Così se qualcuno ce lo chiede, possiamo dire, beh, noi siamo assolutamente giustificati a dare questo premio perché ne beviamo questo X. Da lì però la cosa è un po' degenerata, perché sai, se tu inizi a contarli in 3-4 persone, magari sei portato a ordinarlo anche in momenti in cui non lo berresti. Ti posso scatta dire un po' che una gara, in gruppo dici. Io sono quello che ne beve di meno. Quindi... ma... pur bevendone tanti, nell'ordine delle centinaia, comunque sono quello che ne beve di meno, anche perché lo bevo in determinati momenti tendenzialmente. Quindi per me il martini è un drink da aperitivo, va benissimo perché è molto diretto, 3 sorsi e via, temperatura ghiacciata, mentre magari a fine serata un drink come l'Old Fashion lo gusti come gusteresti un whisky, lunga beva, aspetti e lasci che così finisca la serata insieme a te. Te lo godi in tranquillità. Sì. Bene, hai fatto riferimento alle quantità giuste del Martini. E sì. Per cui come ti approcci? Quando sai i posti dove lo fanno di tuo gradimento o magari spesso quando lo bevi nei locali, nei cocktail bar, diciamo, storci il naso, tra virgolette, ovviamente. Perché diciamo che io ho il mio Martini e ho i posti in cui so che mi piace bere il Martini. Ok. Però è altrettanto vero che spesso, soprattutto con Massimo, poi ci piace anche andarla a prendere fuori dai canoni, in posti veramente improbabili a volte, perché il bello del Martini Cocktail è anche l'esperienza del Martini Cocktail. Lo fai nel momento giusto, con la persona che cui ti va di farla, magari hai bisogno di un momento di break, oppure di è perfetto così come te lo servono, non facciamo particolari storie. È ovvio che se cerchiamo il nostro fatto in una determinata maniera, abbiamo a Milano, a Roma, a Napoli, a Venezia, in quasi in ogni città ormai il nostro luogo prediletto per il Martini.
Bene, bene. Senti, un'altra domanda. Come nasce la collaborazione con il tuo team? Allora, diciamo che bisogna andare un po' indietro. Blue Blazer nasce 7 anni fa, quasi, come rivista, come magazine. Ed era fondata da me, mio fratello e altri 2 miei amici giornalisti. Eravamo e siamo tutti giornalisti provenienti da esperienze diverse. Io in particolare provenivo da oltre 10 anni di critica cinematografica e televisiva. E decidemmo di creare un magazine di un settore che all'epoca per noi era un hobby, un bel un piacevole passatempo, e che ci sembrava poco presente sui media in generale. Appunto venivo dal mondo del cinema, che è una realtà che ancora oggi è piena di magazine online, cartacei, blog, e quindi ci chiedevamo: ma perché un settore così interessante, così curioso, così pieno di storie, non ha nessuno che le racconta e soprattutto nessuno che prova a raccontarle a un pubblico che non sia quello dei bartender o degli addetti ai lavori? E così fondammo Blue Blazer. E di lì a poco, grazie a Francesco Spenuso di Blair Project, ho conosciuto Massimo Magri. Francesco si occupava di una gara romana che si chiama Head to Head, che poi è diventata nazionale nel tempo, e io cercavo giornalisti, perché comunque sin da subito ho capito che era uno spazio, era una realtà che aveva molto spazio, perché pochi parlavano di bar e c'era tanto da dire. E quindi ho conosciuto Massimo, e da lì è nato questo sodalizio che ci porta poi insieme da anni a fare un sacco di esperienze diverse. La gran parte degli altri collaboratori, e della rivista e dell'agenzia che si chiama I Maestri del Cocktail, che è un'agenzia di comunicazione PR specializzata nel mondo del cocktail bar, vengono poi da esperienze in realtà pregresse, perché appunto, avendo fatto tanta esperienza nell'ambito della comunicazione e cinematografica e televisiva, ma anche altre esperienze comunque di comunicazione, ho collezionato una serie di conoscenze nel tempo che poi si sono rivelate utili, perché sono persone magari anche loro provenienti da settori non proprio inerenti al cocktail bar, ma ognuno con la sua esperienza specifica, chi fotografica, chi da videomaker, chi si occupa di social, chi di testi, chi di ufficio stampa come Carlo, che ben conoscete anche voi probabilmente. E quindi ho messo insieme questo team cercando più delle conoscenze tecnico-specifiche che una conoscenza di settore del mondo del bar, perché poi quella è venuta col tempo lavorando insieme. Certo. Ma anche perché probabilmente era difficile trovare una figura così ibrida, quindi un po' te la dovevi creare in casa, no? È ancora difficile trovarla. Se voi considerate quanti giornalisti, semplicemente parlando di giornalisti, che possano definirsi tali, diciamo, e che abbiano però grandi conoscenze del settore del bar, ci sono, penso si continuino. No, sicuramente del food ne trovi quanti ne vuoi, ma molti sono anche un po', come dire, arrangiati, buttiamolo là. Ma specifico nel mondo whisky o cocktail, secondo me impresa a trovare qualcosa. Il mondo del whisky ha da sempre, scusate ti interrompo, un grandissimo numero di appassionati, per cui anche magari giornalisti che si occupino di altro nella vita, ma sono giornalisti molto importanti, che sono appassionati di whisky e posso scriverne, ce ne sono. Sul cocktail io su questo difficile. Allora io su questo sono d'accordo fino a un certo punto, nel senso che ti dico che un pochino, non solo whisky, nasce proprio perché l'informazione sul whisky, spesso vai a leggere un articolo e leggi 2 o 3 castronerie, ti prende l'orticaria e dici mo io a questo gli scrivo e gli dico: senti, per favore cancella quest'articolo, perché ma che stai dicendo? Però credo che in futuro sicuramente ci saranno più persone che scriveranno di cocktail, anche perché è un mondo in piena espansione. Poi l'abbiamo vista a Roma Bar Show, cioè ci siamo stupiti dalla marea di gente che per 2 giorni ha partecipato, per cui io credo che questo sia un mondo in espansione. Non credo che in futuro ci siano problemi su persone che scrivono di cocktail, di bar, purché lo facciano con cognizione di causa, no? Tutto qui che siano degli appassionati e che magari si specializzino proprio sul settore. Ad oggi, come dici tu Giampiero, è difficile trovare insomma figure che scrivono. Però nel futuro penso che siamo arrivati in un momento, siamo arrivati in cui diciamo il mondo alcolico, il mondo del cocktail bar, il mondo del rum si sta espandendo in maniera importante, e secondo me c'è anche un'utenza che è sempre più esigente, ha sempre più voglia di sapere, sempre più voglia di conoscere, e bisogna essere bravi a fargli conoscere le cose giuste e come stanno insomma.
Ma guarda, uno degli ultimi progetti che abbiamo lanciato con Massimo e che dovrebbe prendere forma concretamente la seconda settimana di settembre è proprio un corso di formazione che faremo con un istituto romano per giornalisti specializzati nel settore bar. Molto, molto buono. Molto dedicata buono. Sia ai neofiti, quindi ai laureati, quanto a magari giornalisti food o lifestyle. Il corso sarà un corso molto completo perché faremo storia della miscelazione, a partire dall'antichità praticamente fino... Sì, partiremo dall'arrivo dei distillati, come nascono più o meno i distillati in modo molto veloce fino ai giorni nostri. Poi faremo tutta una parte di teoria e tecnica in cui spiegheremo i tools, le tecniche, come faremo una parte di degustazione di cocktail per fargli capire, anche facendogli assaggiare dei cocktail volutamente sbagliati per fargli capire qual è la differenza, cosa vuol dire... sovradiluito, cosa vuol dire, cos'è la temperatura, se non lo provi in bocca difficilmente riesci a capire poi veramente di cosa stai parlando. Una grande parte merceologica con esperti che verranno a parlare delle singole categorie, anche lì raccontando storia, metodologie di produzione, caratteristiche degustative, e poi una parte diciamo un po' più pratica di studio e di analisi di menu che sto procurando da tutti i bar più importanti del mondo per come si racconta un menu. Come e cos'è oggi il mondo del bar contemporaneo, quindi un progetto abbastanza ampio per dare quel know-how necessario per affrontare appunto in modo professionale il mondo del bar. Certo. Senti, arrivando proprio su Blue Blazer e quindi sul tuo core business, che poi siete sia un'agenzia sia appunto tante altre cose, l'app dei cocktail, come ti è venuta l'idea, come hai pensato che poteva essere interessante Via del Martini? L'app dei cocktail bar nasce per due ragioni. La prima, effettivamente, hai detto bene, nel senso, Lorenzo, nel senso che nasce per una necessità personale. Io e Massimo giravamo molto in Italia, onestissimo, Gian Piero. E abbiamo iniziato a pensare: ma è possibile che ogni volta che ci spostiamo dobbiamo chiedere ad amici, bartender, ambassador dove andare a bere? Non c'è un modo per avere una mappa di questi posti utili per noi e utili per gli altri? Il secondo, di pari passo, era appunto che abbiamo visto intorno a noi proliferare guide di ogni genere. Gambero Rosso fa la guida dei panettieri, la guida dei formaggi, la guida delle macellerie, esistono guide di pasticceria, esistono guide di qualsiasi gelaterie, ovviamente una marea di guide di ristoranti, non ce n'era neanche una che parlasse di cocktail bar. E quindi abbiamo detto ok, proviamo a farla. Da subito ci sono stati posti due problematiche. La prima era una problematica di carattere proprio di censimento. Prima di noi nessuno aveva fatto un censimento di questo genere, e pensare con una realtà all'epoca ridotta, eravamo 6 persone quando abbiamo progettato la guida, di censire i bar in un paese come l'Italia, che è lungo e stretto e quindi ha difficoltà geografiche proprio di andare a visitare, a scoprire, a trovare, era una cosa un po' insomma utopica, se vuoi, quando l'abbiamo messa su carta. La seconda era la estrema volatilità del settore. Voi considerate che ancora oggi circa un quarto, anche un terzo della guida che voi vedete presentata a dicembre cambia nell'arco di 6 mesi, 5 mesi, perché i barman si spostano, i bar chiudono, c'è veramente un'estrema volatilità, e quindi anche colossi che tu puoi immaginare intoccabili, rischi che in giro di 6 mesi il bar manager c'è un'offerta da Londra, se ne va e tu ti trovi il posto trasformato in una, non so, in un bistro che non fa più miscelazione. Sì, ci sono su LinkedIn molta richiesta per sia sommelier che cocktail bartender e tutto quanto, c'è una grandissima richiesta. E quindi diciamo che circa 6 mesi dopo la nascita della rivista di Blue Blazer è nata prima il progetto, e poi a dicembre è stata presentata ufficialmente la prima guida, che conteneva 100 cocktail bar. Attualmente ne abbiamo oltre 200, quindi è cresciuta poi pianino. Sì, negli anni è cresciuta in maniera abbastanza evidente. Bello, dai, anche ti sei divertito insomma a fare la recensione di tutti i bar in giro per l'Italia. Ci siamo divertiti molto, devo dire che se non ci fosse questa caratteristica di divertimento e di approccio così leggero sia da parte mia che da parte di Massimo, sarebbe molto molto difficile farlo ancora oggi, perché comunque gli impegni sono tanti e magari diventa, inizialmente era più appunto meno gravoso dover girare, vedere, controllare. Considerate che la lista attuale di locali che dovremmo vedere nel 2020 per aggiornare la guida conta 1100 locali,
tra le Alpi e la Sicilia. Quindi ovviamente non lo facciamo più da soli, perché sarebbe impossibile, abbiamo un team di persone, di selezionatori che vanno e guardano. Tendenzialmente però da questa lista iniziale di un migliaio ne escono fuori 400 e rotti, che cerchiamo di vedere io, Massimo, e altre due o tre persone, insomma un team ristretto. E quest'anno sarà più complicato perché avremo pochi mesi per viaggiare, però tendenzialmente lo facciamo, e lo facciamo perché noi abbiamo proprio piacere di andare, di conoscere. Considerate che uno dei nostri grandi punti di forza, credo di poter dire, a differenza di molte altre guide, è che noi conosciamo personalmente tutti i manager di tutti i locali che noi abbiamo all'interno della guida. Siamo bella questa cosa. Clienti, abbiamo un rapporto diretto. All'inizio della crisi ho sentito uno per uno tutti i locali all'interno della guida, prima ancora di creare il sondaggio, per sapere come stavano affrontando la situazione. Quindi lo si vede anche ai nostri eventi, quando a dicembre presentiamo la guida, c'è sostanzialmente tutto il mondo del bar, perché tra noi e loro c'è un rapporto ancora molto diretto, proprio perché siamo degli appassionati, a noi piace, al di là del lavoro ci piace andare a stare al bar, infatti, ci piace conoscere, vedere, parlare. Ma infatti l'ambiente del cocktail bar è comunque un ambiente molto, molto divertente, cioè le persone che lavorano, gli detti ai lavori, sono tutta gente appassionata che il prodotto si diverte. Questo penso che sia un valore aggiunto. Non trovi difficile che trovi personaggi scostanti o poco divertiti o poco felici di essere lì o di fare il proprio lavoro. Questo è, secondo me, un valore aggiunto, assolutamente. Ma sai, secondo me bisogna essere seri, professionali, ma non seriosi. Cioè, comunque stiamo parlando di un'attività bella, di un mondo bello, di un piacere. Per la maggior parte delle persone resta quello, resta un piacere, così come lo stesso whisky. Io vedo spesso un approccio al whisky a volte troppo rigido, troppo serio. Il nostro no. No, non voi, ma in generale, conoscendo voi bene il settore, sapete che ci sono tante persone è una sorta di religione. Cioè, c'è anche chi non ti sa guidare. Ma infatti è proprio stato uno degli scogli probabilmente iniziali, che comunque Arnaldo questa cosa la facevamo con passione e la prima cosa che manifestavamo era divertimento, e rispetto magari ad altri personaggi nel mondo del whisky, che invece c'è, cioè, doppio petto, papillon, apri di cielo. Sì, sai, io mi sono trovato a discutere con delle persone occupandomi di comunicazione. Per me l'obiettivo principale della mia attività, sia quella con la rivista che quella con l'agenzia, è quella di aprire il mondo del bar al pubblico più ampio possibile, anche parlando a persone completamente distanti da noi, a pubblici trasversali, eccetera. Mi sono trovato invece in occasione di altri eventi a parlare con persone proprio del mondo del whisky, che mi dicevano: no, ma assolutamente noi vogliamo rimanere solo dedicati a una cosa, solo per appassionati, chi non capisce niente di whisky è inutile che ci parliamo. Allora, Giampiero, il tuo lavoro come nasce? Perché poi alla fine, voglio dire, i bambini tutto sommato vogliono diventare calciatori, vogliono diventare astronauti, no? Cioè, come si nasce, cioè, giornalisti nel mondo del cocktail bar? Qual è la passione che ti ha mosso ad arrivare fin lì, insomma, fino a qui dove sei arrivato? La nostra fortuna, perché comunque siamo cresciuti tanto negli ultimi anni come agenzia, come rivista, è il fatto che ce lo siamo un po' inventato. Come dicevamo prima, giornalisti di settore non ce ne sono molti, comunicatori di settore ce ne sono ancora meno. Credo che di essere sostanzialmente forse l'unica agenzia veramente specializzata nel mondo del cocktail bar. Noi seguiamo solo questo tipo di settore, non ci siamo mai allargati a niente, neanche che fosse vicino a questo settore, ma parliamo solo di cocktail bar. E penso che questo sia stato un punto di forza. Ce lo siamo creati, ripeto, mettendo insieme conoscenze che venivano da mondi diversi, e la passione che inizialmente avevo io e Massimo e le persone, la stretta cerchia che l'ha aperto con me, ma che poi ha accomunato anche quelli che stanno collaborando con noi, per il mondo del bar. Per cui noi, prima di avvicinarci a questo mondo e prima di parlarne, siamo diventati sempre più esperti in quanto appassionati. Certo. Quello che diciamo sempre, e l'abbiamo detto anche in questa lezione di prova che abbiamo fatto gratuita per il corso che faremo poi a settembre, perché secondo me la cosa più importante per chi vuole veramente conoscere questo mondo è frequentare i bar, andare, conoscere, parlare, scoprire, e di conseguenza dare poi al settore un valore aggiunto, perché saper comunicare oggi è fondamentale, e il settore del cocktail bar spesso non è così preparato da un punto di vista di comunicazione.
Quindi certo, quello che abbiamo fatto noi è dare un upgrade in questo senso. Noi facciamo comunicazione specifica e ci siamo un po' inventati questo tipo di professionalità. Senti, abbiamo visto che insomma avete fatto una bellissima ricerca su quelli che sono gli impatti del Covid-19 sui bar, su tutto il mondo reca in un certo senso, addirittura la vostra ricerca è stata ripresa da, se non sbaglio, Repubblica e varie testate, insomma. Come ti è venuta l'idea e questi dati sono preoccupanti? Perché io sono abbastanza convinto che soprattutto nei posti grandi come Roma e Milano gli affitti troppo alti, se io prima potevo far entrare 80 persone e davo lavoro a 4 e oggi ne faccio entrare 35 e do lavoro a 2, non riesco più a pagare comunque l'affitto. Qual è, cosa esce fuori dalla vostra indagine e come nasce la vostra indagine? Allora, diciamo che l'indagine nasce da un primo periodo di riflessione dovuto, insomma, dopo il coronavirus. Ci siamo chiesti con Massimo, con Carlo, con le persone con cui lavoro quotidianamente, quale poteva essere l'apporto, il supporto che potevamo dare al settore del bar nel nostro piccolo. E quello che ci è venuto in mente è che una delle cose che manca in questo momento al settore è una voce. Il cocktail bar è molto scarsamente rappresentato, sia in termini di visibilità sia in termini di proprio capacità propositiva, perché non ha un'associazione propria, non ha un'organizzazione strutturata, ha una voce molto flebile all'interno di quelle che sono le sue associazioni di riferimento, quindi FIPE, Confcommercio, e quindi anche i problemi reali del mondo del bar non sono rappresentati nel mondo del cocktail bar. L'altra cosa che mi sembrava molto interessante è avere dei dati quantitativi sul mondo del cocktail bar, perché proprio perché non è rappresentato non ha nessuna fonte ufficiale. Se voi pensate che l'Istat non sa nulla del mondo del cocktail bar, rientra in macro categorie giganti, spesso anche un po' parziali, perché è considerato all'interno di quelle strutture che fanno servizio senza ristorazione, ma di conseguenza un cocktail bar anche piccolo, che però fa anche ristorazione, finisce in un'altra categoria, quindi anche smembrato, finisce in grandi gruppi, ma non omogenei con loro. E quindi quello che abbiamo fatto è stato creare questo sondaggio che chiedeva un po' qual era la situazione attuale alcune settimane fa dei cocktail bar da un punto di vista economico, quali erano le spese che pesavano di più in questa situazione e quali le prospettive di fatturato. E abbiamo rivolto questo sondaggio a tutti i bar presenti nella guida, oltre 200 appunto, ricevendo una partecipazione massiccia, 83% sostanzialmente dei bar intervistati ha risposto alle domande. E questo in qualche modo ci ha dato, come dire, mandato, ci ha dato la possibilità di parlare per loro, esatto. E poi abbiamo raccolto invece tutti i dati e abbiamo creato questo comunicato stampa che poi Carlo ha così abilmente fatto uscire un po' dappertutto, e che racconta di una realtà molto in crisi, perché se considerate che più della metà dei bar dichiara che stava già all'epoca, quindi 3 settimane fa, immaginando di perdere più del 50% del proprio fatturato, e che quasi un quarto, il 23% dei bar, immagina di perdere più dell'80% del proprio fatturato, beh, i dati sono disastrosi. Secondo me il cocktail bar è una di quelle categorie che sarà più pesantemente colpito dal virus e dalla crisi del virus, perché, come dicevi giustamente, abbiamo innanzitutto un problema di riduzione della possibilità di fruizione, perché comunque il distanziamento sociale che è necessario sarà problematico per queste realtà. Parliamo di realtà, come forse sapete anche voi, spesso molto piccole, non di metrature gigantesche, non parliamo di auditorium, sì, ma certo, di piccoli spazi in cui se tu metti 2 metri di distanza fra un tavolo all'altro puoi infilare 4 tavoli, 3 tavoli, certo, certo, che non potranno lavorare sul bancone, che per il bar è il cuore pulsante delle strutture. E esiste un cocktail che tu definiresti femminile? Perché così... Ti mettiamo nei casini. Allora, attenzione, vediamo cosa sì, rispondi Giampiero, perché cioè, abbiamo fiducia in te, mi raccomando. Salati delicati, che poi siano femminili o maschili, questo non lo so. Beh, bravo, bravo, vedi che devi parlare con i politici. Ti
ti sei barcamenato benissimo, no? Il palato delicato. Sì, cioè, esiste una delic che è adatti a palati delicati. Io posso dire, per esempio, che la gran parte delle ragazze che conosco amano bere, per esempio, il White Lady. Voi definireste il White Lady un drink femminile? No, noi no, nulla di... femminile, perché sennò poi ci fanno una faccia così, quindi noi non possiamo dirlo. Però tantissime ragazze amano bere whisky, per esempio, che normalmente è considerata una cosa non femminile, quindi, cioè... secondo me invece il concetto di palato delicato è un concetto che può essere assolutamente inserito, perché è vero, cioè, sono gusti più morbidi, più leggeri, più profumati... non necessariamente più dolci, perché secondo me la cosa che certo. è cruciale è che siano profumati, che siano dolci, stucchevole. Sì. Certo. Ripeto, il White Lady è un drink come il The Last Word, come quella categoria di cocktail lì, che non è affatto dolce, anzi è tendenzialmente sour, però siccome è un elemento aromatico profumato particolarmente forte, pensa anche alle Aviation, quella carica aromatica, quella carica profumata fa sì che anche un palato non abituato a bere drink sour, drink particolarmente complessi, lo trovi poi gradevole. Io certo. trovo, per esempio, non so se l'avete assaggiato mai, penso di sì, la variante che ha fatto Antonio Parlapiano al Jerry Thomas Project di Aviation Improved, uno dei cocktail moderni più bilanciati in assoluto, perché profumato, ha una caratteristica aromatica marcatissima, che però si unisce a una secchezza dovuta alla tipologia di cocktail e alla forza del drink, che fa sì che un bevitore di martini come me lo trovi assolutamente ottimo, e un palato delicato lo beva alla stessa maniera con grande piacere. Il problema è quando all'est aggiungono parti di pipistrello, poi succedono certi casini. Tu pensa a quello che l'ha mangiato, ha fatto un cocktail pipistrello, cioè ha causato un disastro. Facciamo la variante del martini alla di pipistrello. A pipistrello. Senti, ultimissima domanda, giusto per cazzeggio, perché sì, poi mi viene in mente, vai. Spesso con chi ha un doppio nome, invece di un certo senso di nome e cognome, no? Ma sì, ti chiedono mai, quando ti chiedono come si chiama e tu rispondi Giampiero Francesca, qual è il nome? Sì, ma sbagliano in continuazione, non è all'ordine ma del giorno. Ma come fanno? Perché insomma... A volte si sorprendono, vedono che arrivo io e dicono, ma dove è Francesca? L'ho lasciata a casa. C'è anche un mio omonimo che si chiama Gian con la N Piero Francesca. E spesso, siccome abbiamo la stessa mail, cambia solo una lettera di differenza, succede spesso che le sue mail arrivano a me, un professore di Bruxelles, la Star Università di Bruxelles, e le mie mail arrivino a lui. Sì, ormai ci conosciamo. Lui dice sempre, magari c'è qualche brand che ha prodotti, cioè volete mandarli anche a me a Bruxelles, io li accetto ben volentieri. Fai la guida Blue Blazer per il Belgio, dai. Stiamo sviluppando in Inghilterra, sarebbe già uscita se non ci fosse stata. Inghilterra ha tanta roba. Abbiamo già fatto, lavoro. È già pronta, ha una redazione che sta lavorando lì da un anno e mezzo. Abbiamo selezionato i 200 migliori cocktail bar non solo di Londra, ma di tutti gli UK, comprese Scozia, Irlanda del Nord e Galles. La redazione, io sono molto onorato, è organizzata, diciamo capitanata da Amy Smith, che è caporedattore di Inks International, sono delle massimi esperti mondiali di cocktail, che ha organizzato una sua redazione di persone distribuite su tutto il territorio dell'Inghilterra per appunto costruire questa... Fare questo censimento. Sì, sì, perché comunque siamo ad oggi praticamente l'unica realtà che fa questo lavoro di censimento, non solo in Italia. Esiste un nostro, diciamo, più o meno equivalente per il mercato di Londra, però riguarda solo Londra, mentre a noi interessa, come per l'Italia, guardare anche fuori, pensare a cosa c'è a Manchester, a Liverpool, a Glasgow, appunto anche magari a Belfast. O... Quello che è, certo. Sì, perché poi a me piace viaggiare, quindi lo strumento mi servirebbe quando sto in giro, più quanto sto a Londra. Questo si è capito, però... No, ma ho trovato dei posti, sempre andando alla ricerca, come facevo prima che ci fosse la guida, impensabili nel Devon. Un posto che si chiama... Ma rimanendo... The Pig at Comb. Scusami, se ti interrompo. Cioè, vedetelo. Ah. Ma rimanendo in Italia, leggevo che uno dei primi premiati come Martini Cocktail era in un posto, un paesino sperduto, che voi siete entrati quasi per sbaglio, se non ricordo male. Abbiamo premiati, i premiati per il Martini Cocktail sono sempre stati pari importanti fino adesso, sì, non abbiamo dato... in quale occasione... Abbiamo dato i premi, abbiamo dato il premio alla Maddalena, per esempio, a Leandro Serra, che tra l'altro fa un Martini... eccezionale, quindi sicuramente
Sai, noi cerchiamo, dall'anno scorso abbiamo proprio istituito un premio, diciamo, al locale non noto o di piccolo centro, da 2 anni fa in realtà, per, da premiare, perché comunque il lavoro che facciamo noi di scouting è da un lato, come dire, è un premio che diamo a noi stessi, perché noi dimostriamo di girare, di vedere anche appunto al di fuori delle grandi città, ma dall'altro è un premio a chi fa veramente un lavoro d'avanguardia, perché io dico sempre che aprire un cocktail bar in un mercato come quello di Roma o quello di Milano, seppur ormai abbastanza saturi, significa fare riferimento a un pubblico che tu sai esista, un target che c'è, perché certo, è una grande città e quindi sicuramente qualcuno che è appassionato o che vuole, che sceglie di bere bene, lo trovi. Aprire un cocktail bar come, non so, ad Acqua Pendente, perché per esempio noi abbiamo un cocktail bar a Acqua Pendente, provincia di Viterbo, paese di poche migliaia di abitanti, d'inverno praticamente desolato, ci sono i lupi se vai a trovare, che i lupi Carlo, bevono, il manager d'inverno. Ecco, aprire un cocktail bar lì in un contesto in cui tendenzialmente quando hanno aperto loro di bere bene non importava niente a nessuno, il bar di fronte ti fa i Negroni a 2,50 euro, sai, non è proprio facile. Quindi fai un lavoro di diffusione della cultura, di abituare il palato degli avventori, di fargli capire che c'è differenza tra bere bene e bere male, che c'è differenza tra bere un prodotto di bassa qualità e un prodotto di alta qualità, che merita meglio spendere 2 euro in più, ma bere un buon drink fatto con la giusta tecnica, il giusto prodotto, che 2 euro in meno bevendo qualcosa di assolutamente imbevibile. Questo è un lavoro importante che in provincia si fa sempre più spesso, ma che è proprio un lavoro di frontiera, ti vai a coltivare il cliente uno per uno. Io appunto quando ho conosciuto Riccardo sono entrato così per caso, come dicevi tu, perché si era segnalato nella guida o me l'aveva segnalato qualcuno, entro e vedo un menù che un altro esperto avrebbe magari detto vabbè me ne vado, però noi non siamo di quelli che se non fai il Twiston Classic, se non fai la cosa strana, no? Per me se fai un martino, un fashion, un errore fatto bene, potenzialmente puoi già essere da guida, non siamo assolutamente... Se mi accogli bene, il locale è bello. Il locale era, è bello, l'accoglienza fu calorosa e io ordinai forse un drink classico dalla carta. Buono, ordinai il secondo, buono anche il secondo. Gli chiesi se facevano qualcosa di loro e mi propose una variante di un drink, ricordo, adesso non ricordo come mi chiamo, ma era veramente, si chiama, ma era veramente buono. A quel punto mi presentai e insomma... E lui mi raccontò che stava facendo questo lavoro di convincimento, che ovviamente il mercato era quello che era e quindi piano piano. Negli anni lui è arrivato a vendere da 3,50 euro con dall'apertura dei suoi drink, è arrivato a venderli anche a 10, perché ha abituato il suo pubblico a vuoi un prodotto molto particolare? Per un periodo fece dei pre-batch invecchiati in botte in cantina di Negroni, di Manhattan, che vendeva in bottiglia di vetro. Cioè aveva fatto anche dei progetti belli, curati, e li fa tuttora. Per cui il pubblico di riferimento era diventato una persona che, come nella grande città, non voleva più semplicemente bere, ma voleva bere bene, e quindi andava da lui a bere un certo tipo di cose. Grazie mille, grazie a Gianpiero. Grazie Gianpiero, grazie della chiacchierata. Due chiacchiere splendide. Sì, grazie sì, a voi. Sì. Grazie a voi sempre. Bevete poco, bevete bene. Alla prossima. Alla prossima. Ciao. 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 Gunslinger, Deathbringer.